Allora, siamo entrati in questo posto ieri mattina, giovedì 27 dicembre, alle 8, e abbiamo deciso di rioccupare questo posto in cui già eravamo entrati all'inizio di giugno di quest'anno, perché intanto è rimasto l'unico tra le tre occupazioni che abbiamo fatto in piedi, perché sia il campetto sportivo sia l'ex del gas che avevamo occupato precedentemente stanno venendo, sono stati smantellati per farci parcheggi in tutti e due i posti, quindi abbiamo deciso che almeno uno dovevamo riprendercelo e che dovrà avere una sua continuità, deve rimanere in piedi, ma non perché vogliamo per forza che questa città sia circondata da cemento, ma perché vogliamo riqualificare i luoghi abbandonati, dato che dopo anche l'inchiesta che Italia Nostra, un'associazione che si occupa di tutela del territorio, ha fatto in città, i luoghi abbandonati sono un centinaio e tra l'altro assistiamo comunque continuamente a cementificazione totale in città. Il percorso che stiamo intraprendendo è cominciato a maggio nello specifico, ma in realtà è iniziato 3 anni fa con una rete di associazioni che si chiamava Rete Facciamoci Spazio, che nel momento in cui l'ultimo, diciamo, luogo in cui i ragazzi potevano fare mostre piuttosto che incontrarsi, avere una sala prova, è stato chiuso dall'amministrazione comunale, ci siamo detti che era il momento di pretendere che qualcosa venisse dato anche a noi ragazzi. Lì si è intrapreso un dialogo che non è andato a buon fine ed è arrivato addirittura a minacce di censura da parte dell'amministrazione. Abbiamo capito che non c'era possibilità di dialogo assolutamente. Quindi appunto abbiamo deciso di rientrare qui. Siamo entrati ieri mattina, abbiamo fatto un sacco di lavori dal sradicare le piante che coprivano l'entrata a abbattere i muri che erano stati messi a riparo delle porte della casetta più piccola di fianco al capannone centrale. Abbiamo messo il palco, costruito il bancone del bar, stiamo insomma pensando di creare qualcosa di duraturo anche dal punto di vista strutturale. Invece per quanto riguarda l'intervento culturale, stiamo organizzando moltissimi workshop, assemblee, incontri che spaziano dalla street art a serate di poesia piuttosto che concerti, tutta un'analisi sulla questione di genere anche con un progetto di sportello di assistenza alle donne che non sanno a chi rivolgersi, soprattutto giovani e migranti, fino all'idea adesso che sta venendo di poter utilizzare la casetta come ostello piuttosto che ricovero per barboni, piuttosto che cucina, aula studio e quant'altro. Cominciamo anche un percorso dal punto di vista politico che forse diventa un po' più strutturato rispetto a quello che abbiamo fatto finora, nel senso che vogliamo andare oltre alla questione della mancanza di luoghi fisici in città per i giovani. E qui vorrei aprire una piccola parentesi che però in realtà è, diciamo, il punto fondamentale della nostra azione. Purtroppo Treviso si trova sempre, da sempre anzi, di fronte alla mancanza totale di luoghi di aggregazione per i giovani e non solo, che sono relegati ad andare nei bar o nelle discoteche o in quei pochi locali che rimangono aperti, e crediamo che non sia questo il tipo di socialità che sia la cittadinanza che l'amministrazione debbano, e soprattutto noi giovani, debbano volere da noi proprio. Quindi appunto l'obiettivo principale è sicuramente questo, dare la possibilità a chi lo voglia ancora e a chi ancora non è consapevole della necessità di un luogo del genere la possibilità di fruirne, però anche con, diciamo, la prospettiva di ampliare quello che è l'orizzonte politico per quanto riguarda sia gli studenti medi piuttosto che tutta quella massa informe di precari di cui alla fine anche noi facciamo parte, e magari anche riuscire a coinvolgere quel poco di universitario che c'è in città che finora è sempre stato relegato a un buco nero inesistente. Insomma, questo.
Le prossime iniziative, domani faremo un'assemblea pubblica, domenica abbiamo una giornata diciamo al femminile perché discuteremo di aborto, situazione dei consultori data anche la gravità e la pesantezza qui in città, soprattutto per quanto riguarda i ginecologi antiabortisti che sono purtroppo la totalità a parte uno. E la sera verrà proiettato il documentario Così è se vi pare. Capodanno sarà una festa contro la crisi, tutto a un euro, in modo che tutti quanti possano festeggiare e anche, perché no, rendersi conto dell'importanza dell'apertura di uno spazio simile. Abbiamo distribuito una lettera ai vicini, agli abitanti, in modo da cercare sia di coinvolgerli che in qualche modo tranquillizzarli dalla nostra presenza. E ora chiederemo a tutta la cittadinanza di darci una mano, sia materialmente, perché bisogniamo di tutto, dalle scope a chi sa imbiancare ai frigoriferi, sia poi ovviamente con critiche, idee e voglia di fare, perché qua partiamo da zero, quindi tutto quanto è possibile.